diffusione non ce l'avevo neanche accorti. Ah, ma sei una merda, quindi vai in diretta così senza Piace dire così? niente. E Ah, Trillo è Angelo, scomparso, giustamente. Trillo ovviamente è scomparso. Figurati Giustamente. se non doveva sparire all'improvviso. Se non mette mai il telefono, il computer in carica, prima o poi queste cose succedono. Comunque, allora, tutto a posto su Twitch, giusto? Mi sembra per ora Sì, tutto bene. tutto regolare. Ottimo. Ogni tanto spingo pulsanti a caso. Molto Grazie. bene. Meno male che sei il nostro social media manager. Questa cosa a me non mi compete, è già troppo tecnologica. StreamYard, Twitch, roba così, ci capisco. Una sega nulla. L'importante è la sincerità. Sempre, 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 sempre. Tra l'altro, Camerini si sta travestendo da Trillo con il cappellino, vedo. Ah, Fai bravo. tendenza, fai Bravo. tendenza. You know, man, you know. Non vedevo l'ora di diventare te nella mia vita. Sì, Finalmente questo è accaduto. Ragazzi, siamo noi, di nuovo noi tre dopo non so quanto tempo. finalmente ti sei Camerini degnato di venire con noi a fare questa diretta. si era scordato di far parte di questa cosa e quindi per un paio di settimane non l'avete visto. Ah già, è vero. Meno Ah, ma voi male siete ancora qui? che... Ebbene sì, siamo ancora qui. Ho esordito nel gruppo chiedendo, ma voi tutto a posto? Non... Voi chi siete? Ma ci conosciamo? Che vuoi? Quando uno fa i soldi, solitamente queste cose succedono. Vergognati. Buon per Vergognati. quindi la domanda è, ma è là perché succedono a questo punto? Perché è successo a te a questo punto? Perché conto corrente purtroppo non è... esatto, non... Quanto corrente piangi, ragazzi. piange comunque, quindi... Ragazzi, no, a parte Oh. tutto, a parte le solite cagate con cui cominciamo le live, anche un po' per sciogliere il ghiaccio che potrebbe essersi creato nel periodo in cui non siamo stati in diretta, tre topic oggi, tutte e tre che vanno affrontati. Il primo partiremo con l'LBA, con la Lega Basket italiana, dove stanno giocando in questo momento Germani Brescia contro la De Longhi Treviso. Intanto mi Faremo una dicevi live prima reaction. Al erano 31-38, ma hai detto, non so se adesso magari momento 41-31 Brescia. 41-31, sì, ce l'ho anch'io. Diamo un po' di risultati dopo. Intanto, oh, grazie a August Leschinski, lo leggo così, spero. Schinski. Schischke, è August vero, Leschinski. c'è il Schinski. È il portiere Grazie della Juventus. davvero. E Juventus. Grazie per il follow. Grazie per il follow davvero. Poi dopo l'LBA passeremo un attimino anche per giustificare il post che abbiamo messo oggi, perché ci sembrava doveroso spiegare almeno noi che cosa è venuto fuori dal DPCM di ieri sera del governo, e poi parleremo delle finali NBA, insomma, nel senso parleremo di gara 5, gara 6 in maniera abbastanza... Siete i primi che pronunciate Oh, bene. grandissimi. Grazie. Non a caso. Non per nulla siamo qui. E, ragazzi, partiamo un attimo dall'LBA se volete. No, Assolutamente. no. No. Partiamo con la sigla. Oh, è vero! Ah, godiamo, godiamo tre. La Ma sigla più bella di tutti i tempi. come mi fa Stavo volando. impazzire, Ebbene sì. raga. Allora, Ebbene sì, la partiamo disengagement. dopo la bellissima sigla, partiamo con i risultati dell'LBA. Yes. Vado io o volete andare? Vuoi andare te, Stillo? Io ne dico uno.
Io ne dico uno, perché giustamente te lo volevo far dire. Io ne dico uno e basta, poi vi lascio la parola. Fortitudo Trento 9370. Finalmente, come godio. Finalmente una vittoria. Anche se mi dà noia un pochetto vedere Mancinelli in campo, però è arrivata una vittoria. Finalmente, dai. Ci voleva una vittoria netta. Netta, è vero, assolutamente. Sempre avanti, sì. Ieri sì. Oh, ringraziamo anche Simone Ferrari 23. Oh, grazie per il like. Erburino de Roma, questo è de Roma, un burino. Ah, ecco, c'è già delle polemiche subito, pronti via. Ebbene sì. Bella Simone. Dopo la vittoria della Fortitudo comunque fa morale, 21 di Fantinelli col 100% del campo. Pazzesco. Bella partita la sua. Io e Stilo l'abbiamo guardata ieri sera alternata con la Virtus. Con la Virtus, sì, si è travestita. È piaciuta la Virtus, Cameron? Parlando di altre cose... stata una partita. Cioè, poi Poeta ha fatto 28-27 stamattina ho letto 27. Mi ho detto, sai che forse gli hanno tolto un punto. Magari sai un tiro, poi l'hanno rivisto. Cioè aveva un piede sulla linea, non lo so. Però tra i 28 e i 27, stamattina ho letto 28, che è il suo career high in Serie A. Carriera in Serie A 7 su 8 da 3. Cioè, Peppe Poeta meglio di Teodosic ieri sera. Assolutamente. Bombe da 9 metri. Abbas ha sbagliato due appoggi e una tripla da solo, che nel momento decisivo, però Abudu è un gran giocatore, ci sta, una partita che è andata così. È un peccato, però insomma va bene, non è un problema. Abbiamo avuto una bella reazione, quello sì. Mi spiace per i ragazzi in campo, che stamattina Giorgiovic gli avrà messo sicuramente un allenamento punitivo intorno a Bologna a correre, però avrà tirato le freccette sulla foto di Peppe Poeta tutta la notte. probabilmente però. Grande. Poi andando avanti, 20 punti il distacco fra il banco di Sardegna Sassari e la Virtus Roma, 9-2-7-2. Sì, partita abbastanza in ghiaccio per Sassari, con vediamo un pochino qualche punto: 19 di Spissu, 15 di Bilan, 15 di Treier, 14 di Pušica, insomma una prova abbastanza corale, da dire 29 di Baldasso. Di Tommaso, sì, diciamo che Roma è un po'. Finalmente era ora, ce l'ha fatta. Era l'ora, sì. Abbonato il vecchio Gian. Grazie per la sub. Grazie. Beh, Roma è un po' un cantiere aperto, specialmente da quando Evans si è rotto il tendine d'Achille, sono un attimino in crisi. Chissà se riusciranno a firmare un giocatore o succederà quello che temevamo da qualche settimana e che abbiamo detto nelle nostre live. Vedremo. Sassari, che è una corazzata, diciamo, non ha avuto troppi problemi con Roma. Sì, vero. Vittoriona di Milano 6-5-8-7 a Trieste con 13 di Atome. Facile, ho vista un po', ovviamente, sempre in controllo, anche se però snoccioliamo una piccola statistica: prima volta che Milano perde un quarto, il secondo quarto ha perso di 5, non era ancora mai successo che perdesse nemmeno un quarto, però pensate, non ha cambiato il risultato. No, beh, comunque adesso è iniziata l'Eurolega, quindi un attimino le forze vanno dosate. Poi nel campionato italiano, a meno che non ci sia qualche passaggio a vuoto di Milano, credo che quest'anno ne vedremo tante di queste partite qui. Sì, penso anch'io. Penso di sì. Come abbiamo sempre detto. Proseguendo, un grandissimo colpo esterno della Carpegna, Prosciutto Pesaro, che è andata... Bella gioia di Gian. Gian, mi dispiace da morire, ma... Davvero. Pesaro ha vinto 18 punti, 90-72, con 23
e 10 di Filippo Viti, Marco Filippo Viti, MVP assolutamente, 22 di Massenat, che hanno comunque 11 di Kainak, che hanno comunque sopperito ai 17 di Tonut, insieme a Watt, gli unici due che hanno cercato, almeno dal punto di vista offensivo, di controbattere a questi due scorer che oggi hanno veramente fatto faville, 45 punti in due, insomma, non male per il campionato italiano, non male. Vado a chiudere perché poi è l'ultima, poi le altre due, una la stanno giocando e una giocheranno stasera. Vittoria di misura dell'Epi Casa Brindisi contro Reggio Emilia, 7-6-8-0, quindi anche questa è una partita piuttosto tirata. Tra gli emiliani 16 di Bostic, 13 di Leonardo Candi, 14 di Brandon Taylor e 14 di Thomas Kislink, mentre fra le file di Brindisi contiamo comunque 19 di Darius Thompson, 13 di Bell, 10 di Derek Willis e 16 di D'Angelo Harrison. Stasera giocherà Cantù, che però gli mancherà un giocatore perché è risultato positivo al Covid, ed è, si sa, questi giocatori non l'hanno detto, che non ho capito bene chi è. Non ho visto oggi nomi. No, no, infatti. Che non l'ho visto anch'io, esatto. Ma senza il nome, per ora. Affronterà l'Open Job Metis Varese a Varese, quindi derby lombardo. Derby. Vediamo un pochino. Per ora, ultima notizia, poi io vi lascio la parola a voi se volete dare qualche input per questa prima giornata di LBA. 37-48 per ora il punteggio al 18° minuto, quindi 2 minuti all'overtime. Anzi adesso 40-50, è venuto proprio adesso l'update, 40-50 per la Germania Brescia in casa di Treviso a un minuto dalla fine del secondo quarto. Sì, confermo. Brescia tra l'altro che viene da una vittoria interna contro Ulm in Eurocup dopo un supplementare di 3 punti e sembra che stia iniziando a trovare gli equilibri, perché adesso in casa di Treviso non è facile assolutamente giocare, sta avanti di 10 punti al 19°, quindi magari hanno trovato quella quadra che gli consente di fare un po' di risultati. Eh sì, ci sta. Vista la squadra, comunque ce l'hanno nelle corde questi. Assolutamente questi sì. Sì, assolutamente sì. Sono 7 punti di Brian Sacchetti, 8 di Bars, 6 di Moss, 6 di Crawford, 5 di Kalinowski, 10 di Klein, 7 di Sherry e 5 di Ristic. Mentre per Treviso, 7 di Russell. Sì, ha segnato quasi tutti. Non ha segnato tanto Parrillo, non è ancora neanche entrato. Ancelotti non è ancora entrato e Bortolani non è entrato. Quindi sì, hanno segnato veramente tutti. Russell 7, 2 Carroll, 11 Logan, Mekulu l'anno scorso Mekulu, che era il 9. 7, esatto. 5 Kele, 6 Imbro, 7 l'altro, no scusami, mi si è aggiornato all'ultimo, scusatemi, Cis 2, eccolo, non lo trovo più. E questi sono per ora i parziali dei giocatori, 40-54, adesso alla fine del secondo quarto. Ebbene sì. Ragazzi, ebbene, primo, sì. Che cosa possiamo trarre da questa giornata di LBA? Direi intanto buono fuori da Fortitudo, ottima vittoria. Importante. Finalmente, importante. Anche perché, come dicevamo con Trino l'altra volta, non fosse arrivata questa vittoria, sarebbe stato un po' interessante l'ambiente infiammato di Bologna per Meo, che si trova veramente alla prima esperienza in cui ha tanta pressione, in cui hanno costruito una squadra spendendo tanto, e quindi ci sta anche che abbia questa pressione addosso, però... Risultato adesso finalmente positivo, può dargli un attimo di respiro prima che inizi la Champions League. Sì, speriamo. Un po' di entusiasmo serviva, visto l'inizio non proprio idilliaco, anzi. E poi esatto. Che dire, nulla. Solo Milano per ora sta mantenendo il rollino di marcia al 100%. La può raggiungere Varese se vince stasera, se no... sarebbe già sola al comando, quindi esatto. vediamo un po'. Allora, eccolo qua, scusate, stavo cercando la classifica completa per vedere un attimino anche
come sommessi, e io mi stupisce Trieste. Ecco, finalmente ho trovato. Due vittorie nelle prime tre, non male. Beh, Trieste ha fatto vedere delle buone cose nel girone di Supercoppa, eh? Poi non è malissimo come squadra, adesso hanno un po' di problemi a livello di infortunati, quindi stanno un attimo, anche la partita con Milano, ad esempio, ti dico un nome a caso, Udanò, che mancava, è una mancanza abbastanza pesante per Trieste, magari è stato un attimino, non ti dico falsato come risultato, perché comunque Milano sono sicuro che l'avrebbe vinto, però Certo. forse con meno punti di scarto probabilmente. Invece zero questa Trento. Trento è un po' un cantiere aperto, Trento, da quando hanno rifondato un po' la squadra, hanno un po' di problemi a trovare gli equilibri. Negli ultimi anni avevano fatto vedere bellissime cose, però avevano un nucleo ben consolidato. E adesso che ha iniziato un attimino a cambiare i giocatori, devono riuscire a trovare un attimo gli equilibri giusti per poter giocare come prima. Anche se ho i miei dubbi che possa replicare qualche risultato importante che ha fatto negli scorsi anni. Certo, Sì, condivido. anch'io. Condivido, è finito un ciclo, ne avevamo un po' anche accennato su Trento, ha avuto 4-5 anni bellissimi in cui ha fatto emozionare tutti i tifosi di pallacanestro in Italia. Ora sembra che sì, quel ciclo sia un po' finito. Sia un po' finito. Ci La sta. cosa che mi stupisce di Trento è che, non so, l'ho vista poco anche aggressiva durante l'off-season, anche a cercare giocatori, fare una squadra. Cioè, alla fine hanno preso Luke May, che è questo giocatore che giocava a North Carolina, che è stato anche decisivo quando era a North Carolina. Però, boh, non so, mancano i pezzi. Sì, sinceramente, detto bene, zero, mancano i pezzi. Ma poi magari ci sbagliamo, magari ci faranno ricredere più avanti. Per il momento purtroppo è così la situazione. E ti volevo segnalare, secondo me, una vittoria importante sul campo di Reggio Emilia di Brindisi, perché Reggio Emilia sta facendo belle cose, giocare là non è facile, assolutamente. E una buona vittoria in trasferta per rilanciarsi poi in classifica, perché è il secondo successo consecutivo. E anche loro a breve inizieranno la Champions League. Tra l'altro nel girone di Burgos che ha appena vinto. Vediamo, Non male. l'inizio delle coppe potrebbe un po' anche, insomma, rimescolare le carte del campionato, Sì, ovviamente. qua ci dicono May, giocatore di culto, ma con limiti. Sì, fisici, a me mi vengono in mente limiti fisici, cioè veramente grosso, esatto. Non è un saltatore, cioè lui è veramente, non dico grasso, però insomma, Tanto, è tanto, tanto, è è tanto. tanto. Però guardi, però c'è un bel tiro. Sì. No, quella che forse. Sì, infatti, sì, limiti atletici. Quella che mi ha stupito un po' di più per adesso in negativo è Venezia, che seppur ha fatto un buon percorso in Supercoppa con fasi un po' altalenanti, è arrivata comunque alla Final Four dove teoricamente doveva arrivare, facendo una buona partita con Milano, che poi ovviamente è nettamente superiore a tutti e ha vinto poi il trofeo, però la vedo un po' in difficoltà. Ha un girone di Eurocup tostissimo, veramente tosto, perché Kazan, poi dove ha vinto in casa tra l'altro la prima partita, a Partizan dove è andata l'ultima partita ne ha presi 20, insomma, girone un po' tosto, però pensavo che in casa con Pesaro avrebbe un attimo risolto meglio la situazione, invece c'è stato un bel crollo. Davvero. Dei ha fatto due, mi sembra, due o tre. Sì, non ha giocato praticamente. Però ti dico, questo a volte siamo stati abituati a vederlo così, in alcune partite in cui lui fondamentalmente è un talento pazzesco, ci sono alcuni passaggi a vuoto dove fa veramente male, però ci eravamo un po' abituati. Diciamo che Venezia ha tanti giocatori per poter coprire quella mancanza lì. Sì, vero, Sì, è. vero, vero. Soprattutto contro una squadra come Pesaro, che seppur migliorata rispetto all'anno scorso, non è una corazzata, ecco. Sono d'accordo, sono Io volevo d'accordo. tirare fuori un ultimo dato
Varese in questo momento è il secondo attacco con 91 punti di media. Il primo è Milano, 92,7. Il primo, la prima difesa è Milano, che ha con 66 punti subiti a partita. Cioè, insomma, la differenza di 26 punti fra quelli che segni di media in tre giornate. Però Varese a 91, non male. Non Beh, Varese è carina da vedere, è una squadra frizzante, direi. Però sarà frizzante. Perché non c'è più Kaya? No, perché anche con Kaya ho visto durante la Supercoppa i punteggi erano molto alti. Non ho visto questa difesa blindata come gli anni passati. Ho visto una squadra che corre e tira senza nessun problema, senza guardare il cronometro. Quindi credo che sia proprio una scelta di giocare con tanti possessi. Certo. Eh sì, certo. Poi ovviamente se Milano ti tiene a 60 punti e ne fa 92, insomma, non ce n'è per nessuno. Sì, No. Sempre senza Mitsov, con Rodriguez che anche stasera ha giocato poco o nulla, cioè in ciabatte per ora. Per adesso sì, per adesso sì. Abbastanza in ciabatte, però d'altronde. Ho il timore che quest'anno, per come sia stata costruita la squadra e con le personalità e i tipi di giocatori che ci sono dentro, perché ad esempio Heinz e Datome hanno cambiato la fase difensiva di Milano clamorosamente. Sì. Perché negli anni passati non c'è mai stata una Milano che teneva gli avversari a 60 punti. Una Milano che ne faceva tanti, ma ne prendeva anche tanti e poteva perdere. Quest'anno ha cambiato faccia in difesa completamente e quando hai giocatori di quel tipo ho paura che quest'anno il campionato lo vedremo abbastanza così sempre. Eh sì, è vero. Io penso per la Serie A siamo a posto, nel senso, tanto dobbiamo aspettare la partita di stasera di Cantù appunto contro Varese. Daremo più avanti degli aggiornamenti su Brescia Treviso, però adesso attendiamo. Calma. Però rimaniamo un attimino qui con questa notizia che è uscita fuori, che è stata ripresa da tantissimi siti specializzati nell'informazione cestistica, che non siamo noi, qui ci tengo a dirlo, che hanno paventato questa chiusura totale da sotto la A1 fino a WISP di tutte le attività fisiche, e quindi compresa la pallacanestro, quindi che coinvolgeva sia Zero, che comunque è in A2, che me e Stillo, che siamo nelle minors. Più beh, minors non si può, non è vero, non siamo nelle minors, però siamo nelle minors. Sì. Sembra una cosa così. Giustamente noi di Little Talks, in cui in primis faccio il plauso a Stillo, perché è stato il primo a dire no ragazzi, diciamo qualcosa e mettiamo le cose in chiaro, quindi infatti ti passo subito la parola, abbiamo voluto puntualizzare che ragazzi, è stato capito male tutto. Sicuramente, diciamo di buona volontà, è stato capito male. Nessuno voleva avere qualche like e qualche condivisione in più, Non lo vogliamo dire assolutamente. Però, mancherebbe. Però, non è stato però, inteso come è successo. Di onestà intellettuale, diciamo. Abbiamo voluto, appunto, ci vorrebbe, a volte precisare. Quindi Stillo, vai pure se vuoi per spiegare un attimino che cosa è successo. Beh, è successo, poi è un discorso molto molto più grande di noi e lo sappiamo tutti, però in parole povere è uscita questa notizia del nuovo decreto di ieri che parlava di probabile possibile stop degli sport amatoriali. Cioè, questo diceva, gli sport amatoriali, quindi società o persone che non sono tesserate presso una federazione a livello nazionale di qualunque sia lo sport. Quindi proprio persone che non hanno un'organizzazione dietro che decide un campionato e quant'altro. Quindi tutte queste categorie che abbiamo letto nei vari siti di approfondimento che appunto parlavano, giocheranno solo i professionisti, chi non è professionista no, questa cosa ancora la realtà dei fatti è che non è venuta fuori. Hanno parlato solo di sport amatoriale, quindi le minors e la 2 non ci rientrano. Ad oggi
si va avanti con i campionati che dovrebbero iniziare nelle prossime settimane. Poi è chiaro che questa situazione qui, come abbiamo scritto, se davvero fermano lo sport amatoriale, se davvero questa situazione continua un po' a crescere, sappiamo anche noi che molto probabilmente ci sta che si arrivi a comprendere anche gli sport non amatoriali. Però vediamo, ad oggi no, ad oggi questa cosa non è vera, ad oggi i campionati dovrebbero iniziare a fine mese e ancora è così, quindi insomma già allarmismi, ansie e preoccupazioni ne abbiamo avute per 6 mesi, ora continuare a buttare lì notizie magari non vere che creano poi sui gruppi delle squadre, o allora non si gioca più, allora non si parte, ma gli allenamenti, ma ce li faranno fare, no, calma. Calma un attimo, perché insomma non penso ci sia bisogno di queste cose qui, ecco, non penso ci sia bisogno, finché non c'è una certezza evitiamo di creare tutte queste discussioni inutili, perché nessuno ha detto quello che abbiamo visto scritto in tanti articoli, ecco, insomma, questo è. Verissimo, verissimo. Tra l'altro ci tengo anche a precisare una cosa, visto che parlavamo di questo... di questi post che sono usciti fuori, che la Lega 2 comunque, essendo anche un campionato non professionista, però certamente non amatore, che ci mancherebbe, è iniziata con la Supercoppa regolarmente da programma, infatti hanno già giocato Verona, ha già giocato Ravenna con Forlì, Verona Orzi Nuovi, sta giocando Scafati, insomma la Supercoppa è partita. Noi di Napoli abbiamo avuto il rinvio della partita su richiesta di San Severo per alcune positività, però perché sono stati fatti tamponi, proprio per evitare problemi poi di contagio tra giocatori. Quindi è stata rinviata la nostra partita, ma non è una questione di rinvio totale della Supercoppa, rinvio dei campionati e stop, esatto, di tutto il movimento. Ecco. Esatto, esatto. Quindi calmiamoci un attimo, dai ragazzi, aspettiamo, cioè non spacchiamoci la testa, non facciamoci la testa prima di spaccarcela, ci arriveremo magari... purtroppo, forse di sicuro, a bloccare i campionati, però fino a che non è ufficiale. Per favore, che si blocca tutto. Che cazzo, non dire no? Di sicuro, per favore, che ancora non lo sappiamo. No, c'è però, insomma, ecco, ad oggi no, ad oggi ci si allena per iniziare il campionato nelle prossime settimane. Ecco, questa è la verità. E poi per intenderci e parlare. Terra terra, amatoriali si intende gli scapoli contro ammogliati, quelli hanno fermato. La verità è quella, dai. Quando finisci dal lavoro e vai e dici, ragazzi, stasera calcetto, organizziamo, fissiamo il campo, stasera tennis, quello hanno bloccato. Quindi, per ora sì, assolutamente. Noi di Little Talks non ci teniamo a avere like e condivisioni nel prendere in giro l'altra gente, la gente ci legge. Non sia mai, o perlomeno assolutamente prende in giro, ma non su argomenti seri come questo. Giusto. No. Bene, diciamo che siamo stati abbastanza chiari. Dai. Prendiamo un aereo e facciamo l'oceano. E andiamo. Oltre ocean. Andiamo in quel di Orlando. Gara 6. Attenzione. Gara 6, gara 5 è stata un cardiopalma devastante. Bellissimo. È stata vinta 5 volte da Miami, è stata vinta 4 volte dai Lakers. Sì. Poi è stata persa da Green. Ha deciso... siccome è un grande tiratore, di tirare la porta quando c'aveva 4 metri di spazio. Come ora, però bisogna dire una cosa, ho visto un po' di... Ora, ovviamente salta all'occhio perché alle finals c'è un tiratore, diciamo, abbastanza affidabile, sei libero senza nessuno intorno per 6-7 metri e la tiri corta di tanto. Cioè anche... salta un po' all'occhio, però effettivamente è pur sempre un tiro. Lui è pur sempre una persona, lo può sbagliare. Poi ovviamente era stato il tiro costruito in modo perfetto, perché LeBron è entrato dentro l'area, se ne è tirati addosso 65 e ha scaricato all'uomo più libero del mondo
e teoricamente al più affidabile. In quel momento teoricamente il più affidabile dalla linea da tre punti, poi è andata come è andata, però è questo anche il bello. Assolutamente, questo è anche il bello. Bellissimo. Per la gioia del micione che sta impazzendo, penso, dentro. Sta morendo dentro, penso. Guarda, sto morendo io dentro, ti immagini lui. Davvero, cosa possa io aver pensato? Sarei curioso di sapere la bestemmiona enorme che ha tirato quando ha visto quel tiro. Gigantesca, sì, sicuramente, cazzo. Poi Morris ha visto da solo l'arbitro e gliel'ha data direttamente a lui. Morris è travestito da J.R. Smith. Davvero? In quell'ultima azione. Lo vedi? È la vicinanza di J.R. È l'aura di J.R. che contagia. Scusatemi. Ora è arrivata proprio adesso notizia di Cantù. Il positivo è Jamie Smith. Cavolo. Okay. Jamie Smith, ma è un caos, dice che c'è un caos tamponi, quindi ora entro un attimo in notizia. Tanto voi andate pure, poi magari ve la passo subito appena riesco. Ok. No, più che altro la cosa fondamentale di queste finals è che non abbiamo perso AD, che poteva essere veramente tragico a questo punto. Sì. La cosa bella è vedere la squadra che è Miami coesa in quel modo, che ad esempio Robinson, che aveva la maglietta del suo drago urlante che vorrebbe essere in campo in questo momento, invece non può. Vedere il buon Jimmy che si affloscia sui LED dopo 40.000 minuti di partita e 40 secondi di riposo, è bello, veramente bello. Davvero, delle grandi finals che stanno seguendo nella storia, una delle finals meno seguite, però insomma i motivi saranno altri, perché in quanto a basket giocato mi sembra che lo spettacolo non stia assolutamente mancando, proprio minimamente. Io era tanto che non vedevo in una partita un uno contro uno, botta e risposta dall'inizio alla fine tra LeBron e Jimmy. È stata, facevano tutto loro, cioè anche punti che hanno fatto gli altri, ma partiva tutto da loro. Prendevano il rimbalzo, facevano gli assist, segnava tutto. Pazzesco, bellissimo, rispetto, con le palle tosti tutti, bellissimo, uno spot per il basket fantastico per me, gara 5. Vero, verissimo. Domanda di August, scusami. Vogel dovrebbe andare col quintetto piccolo dall'inizio? No. Hanno subito quando hanno giocato col quintetto piccolo. Miami più un'azione ha preso due o tre rimbalzi in attacco. Secondo me non gli conviene. Sono d'accordo. Non penso neanche io, sì. Non gli conviene. Comunque Dwight Howard, no, vabbè, scusa. No, giusto a chiudere, seppur Adebayo, a mio modo di vedere, avendo la vista tutta, ha fatto una partita brutta. Ha sbagliato tantissimo, non teneva in mano. Beh, non deve essere facile rientrare così al volo, eh? No, assolutamente, ha la spalla un po' mezza andata, è quello che vuoi, però ecco. Però anche con una Adebayo non al top, io quei minuti che Lakers hanno giocato col quintetto basso l'ho visti subire, insomma, soprattutto. Io vedendo la partita, l'unica cosa che continuo a pensare è che i Lakers la perdono solo se la vogliono perdere. Io continuo a pensare a sta cosa. Cioè che, nel senso, che secondo me in gara 5 l'hanno persa perché c'era il micione che faceva 40 punti, e poi non è stato aiutato a dovere da altri, e mentre Miami invece erano tutti che stavano cercando di non farla chiudere lì. Per me i rimbalzi non valgono quello che poi perdi sulla difesa sul pick and roll con Howard. Non lo so. Che secondo me, ora te dipende se parli di rimbalzi difensivi o offensivi, perché se sono rimbalzi offensivi sono tanti possessi in più. Giocare possessi in più aumenta di tanto la possibilità di vincere una partita, che fondamentalmente, se la vuoi dire tutta, il giochino si riduce a fare un punto in più degli altri.
e se hai tanti possessi in più e c'è molte più possibilità di farli. Poi è chiaro che se ti bucano come uno scolapasta ogni volta sul pick and roll è un altro discorso, però non lo so, non sono tanto d'accordo su questo. Anche secondo me, perché infatti non a caso, mentre ne stavamo parlando durante la partita, è rientrato subito Anthony Davis, proprio perché secondo me Vogel ha visto, ha provato 3-4 minuti a tenere il quintetto basso, gli hanno preso 7 rimbalzi offensivi nel giro di 7 azioni, ha detto no, così non si può giocare, ributtiamo dentro Anthony Davis, perché vanno tirati giusti i rimbalzi, perché poi partano, parte LeBron palla in mano e lì cambi la partita. Insomma, quindi secondo me non gli conviene, ecco. Preferirei rischiare qualcosa di più su un pick and roll, contando che magari lo gioca Nanno, Butler, che non sono due che se passi dietro prendano e la sparano, vanno al ferro, quindi insomma, ecco, boh, meglio rischiare sul pick and roll che giocare con quintetto basso e subire al rimbalzo, insomma. Sono d'accordo. Comunque hanno anche lunghi mobili, cioè nel senso, Anthony Davis ha marcato Jimmy Butler finora, Howard, infatti. In difesa anche a scivolare con qualcuno più piccolo di lui. A voglia. Infatti l'unico problema che non sta giocando è JaVale McGee. JaVale McGee è uscito, sono due serie che non entra in campo, no. Però, vediamo stasera sarà... Stasera secondo me vedremo dei cambiamenti nei Lakers. Può darsi. Tipo non gioca Kuzma, per dirne una. Potrebbe essere una grande idea. Il problema è che lo devi far giocare. No, è vero. Lo butti dentro e vedi come va. Però questa volta io sinceramente guardo 2 minuti, se vedo che va bene lo lascio. Se vedo che va anche solo benino... lo tolgo e gli dico guarda no. Ma com'è che lui si è involuto così tanto? Lui secondo me deve aver sofferto tanto l'arrivo di LeBron, perché dal punto di vista mentale secondo me LeBron ti mette proprio pressione, cioè non che faccia come Kobe che ti distrugge proprio, però lui ti deve mettere proprio pressione, dice oh, con me giochi in questa maniera, cioè con questo standard al top, o altrimenti io con me non ci stai, e secondo me lui di testa è tanto, 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 tanto labile. E l'ha subito, perché poi, non lo so, non è neanche sto cattivo giocatore, però ha detto bene Stillo ieri sera, che sarà a cena insieme, ha detto bene, sì, beh, vai a fare 20 punti di media Atlanta, e nessuno ti dice nulla, vai a New York, fai 20 di media, bravissimo. Non sei da Lakers. Cioè, quel fallo su Duncan Robinson, che cacchio di fallo è? Avrebbe fatto canestro comunque, ma non gli dai il tiro del tiro libero. Cioè, senza quel tiro libero, i Lakers sul possesso decisivo con LeBron sarebbero stati pari. Sì. È già un altro attacco attaccare con LeBron. Pari. Sì. No. Ti attacchi quando sei sotto di uno. Certo, in difesa è proprio un cancro, è proprio, vabbè, in difesa non se ne deve nemmeno parlare, cioè, ma l'ha detto lo stesso Vogel, che però, forse per dargli un po' di fiducia qualche giorno fa ha detto no, ma in attacco invece è stato molto importante in diverse situazioni, in difesa, siamo uno o meno, però in attacco, non lo so, secondo me il prossimo anno Kuzma non sarà più ai Lakers, però penso anch'io. Vediamo. Ditemi voi che facciamo, se no si può andare anche verso la chiusura, tanto più o meno abbiamo parlato di tutto. Come la vedete in definitiva, stanotte, dopo tutti questi discorsi? Non lo so. Potrebbe, visto che è entrato pure Mattia in questo momento qui, se finisse 4-2 sarebbe lui il vincitore del bracket. Vero. Dico solo questo. Se finisce 4-2, quindi se finisce stanotte? Se finisce stanotte 4-2 per i Lakers, Mattia balza in testa alla classifica, perché azzeccherebbe il vincitore, la squadra vincitrice, come me, però azzeccherebbe anche il risultato. Quindi punteggio doppio e mi scalzerebbe
dal trono del bracket. Perché te zero hai messo 4-3? Mi sembra 4-3. Te hai messo 4-3 contro Milwaukee. Sì. Però non è quello, non è il problema dell'avversario. Il problema è che te hai messo il punteggio, quindi... Esatto. Mattia, devi tifare Lakers stasera, fai tutte le macumbe del mondo, perché se vinci, se stasera vincono e dovessero vincere Lakers, te hai vinto la felpa di Little Talks, che stiamo già progettando, perché dovete sapere che la nostra grafica, che conosco io piuttosto benino, è all'opera per progettare la felpa di Little Talks, e poi il buon Zero ovviamente ce la farà fare in maniera, penso, rapida. Adesso vediamo un attimino i tempi, perché non li sappiamo neanche noi, però ti arriverà. E quindi sì, Mattia, stasera sei sul divano pronto per pregare la vittoria dei Lakers, per la gioia di Camero, per la gioia del Micione, per la gioia dei tanti amici di Trillo che tifano Lakers e che si stanno toccando come dei matti. Sì. Invece io no, ovviamente, spero nella vittoria di Miami, ma ripeto, non per tifare contro LeBron, ma perché tipo per lo spettacolo è talmente bella questa serie che si merita una gara 7 proprio all'ultimo sangue, epica, scoppia la bolla, robe del genere. Beh, dai, beh, sicuramente sarebbe l'epilogo perfetto, la gara 7 delle finals a Orlando. Sarebbe bellissimo, sì. Però avrei paura a scendere in campo contro LeBron stanotte, dopo aver perso gara 5 in quel modo. Penso che si presenterà abbastanza carico e avrei un po' di timore. Posso dire una cosa? Io avrei paura a scendere in campo con LeBron questa sera e sbagliare una sola cosa in campo questa sera. Stasera ti mangia, stasera lui non fa prigionieri. Sì, ha ragione. Con e contro. Stare intorno a LeBron stanotte mette paura, sì. A prescindere. A prescindere, vediamo, dai, io mi gioco 3-3, tanta roba, 3-3, tanta roba. Io mi gioco il 3-3, dai, e poi vediamo un po'. Molto bene, prima di chiudere, allora ti do un aggiornamento flash con Brescia avanti a Treviso di 8 punti, 6-7-5-9, mancano 3 minuti alla fine del terzo quarto. È rientrata un pochetto Treviso. Ha leggermente limato un pochino il gap. Buono. Ora ci metteremo a guardarla, allora, prima del derbone. Prima del derby Lombardos. Allora, ragazzi, solito aziendalista, stasera lo faccio io. Assolutamente, io non lo voglio fare più. Quindi ho sbagliato tutti i nomi possibili e immaginabili. Esatto, basta. Seguiteci su tutti i nostri social, siamo su Instagram, Little Talks Official, siamo su Facebook, Little Talks, e siamo su Twitter. Ebbene sì. Twitter, Little Talks, ci trovate, mettete un like, un follow, un follow, anche perché sono like o follow. Ecco, intanto che Zero sta mandando i link nella chat per poterci seguire. Noi ci rivediamo in settimana, ora vediamo un attimino quando. Stiamo progettando un'intervista piuttosto interessante, abbiamo mandato ieri un piccolo abbocco a un tizio che ha fatto piuttosto bene in quest'ultima giornata, stiamo aspettando risposte e abbiamo già progettato un'intervista molto interessante, vi dico per ora soltanto con un giornalista di Sky Sport. Bam! E qui quindi qui, senza spoiler come sempre il vecchio Camera, senza spoiler non ce la fa, ma questa vi va detto, ragazzi, perché lo sapete benissimo anche voi. Dopo le finali prenderemo accordi e verrà un giornalista di Sky Sport qui da noi a fare un po' una chiacchierata, a parlare un po' della bolla, di tutto quello che è successo a Orlando, eccetera. Ebbene, molto bene, molto bene, benissimo, ragazzi. Anche questa domenica è andata, questa domenica un po' del P, non so com'è il tempo da voi, ma qua tutto il giorno e piove, mannaggia. Ragazzi, e quindi avvicina l'inverno, solo grande basket, dai, notizia delle notizie, se De Luca non ci dovesse fermare al confine,
probabile. La mia persona e la persona di Stefano Trillò, il prossimo weekend saremo a casa di Zerini. Invaderemo la residenza Zerini. Anche quella napoletana, oltre a vero. Anche quella napoletana. Oltre a aver invaso quella toscana. Tutte. Che ovviamente non è mia, ma magari, però... Tutte. Vabbè, un caricone da 90. E vi seguiremo anche, speriamo di poter seguire anche l'allenamento della pallacanestro Napoli. Ora vediamo, anche perché l'idea era quella di seguirlo, però ora con questi ultimi... sviluppi. Esatto. Siamo tutti un po' titubanti. Vedremo un po'. Lo scopriremo presto. Dai, ragazzi. Ci sentiamo bene. Seguiteci per sapere quando ci rivedremo. Buona serata a tutti, raga. Bella, ragazzi. Yo.